A Monte Rosso Calabro, l'arte del corto. Grandissimo successo per la serata finale della quinta edizione del Festival L'Arte del Corto, che ha visto trionfare il seme della speranza di Nando Morra, ambientato a San Nicola da Crissa. Al secondo posto, L'ala destra di Dio, diretto dal giovanissimo regista Bruno De Masi e girato a Soriano Calabro. Terzo, Il sentiero, del regista Gianfranco Confessore, che ha avuto come set Monte Rosso Calabro. I tre film hanno vantato alti nomi del cinema nazionale, talenti calabresi, ma anche gente comune dei paesi in cui le opere sono state girate. Un perfetto connubio, dunque, tra professionalità e amatorialità. A decretare il vincitore premiato con la pepita di grafite, simbolo di Monte Rosso Calabro, è stata una giuria di qualità presieduta dal direttore artistico Enzo Carone, composta da tutta la stampa regionale, da artisti e tecnici del cinema calabrese. La serata presentata da Maria Teresa Santaguida ha vantato ospiti d'eccezione, tra i quali figuravano politici di rilievo nazionale, gran parte dei sindaci del Vibonese, esponenti di primo piano della cultura calabrese. Forte anche la presenza turistica che l'evento ha richiamato, il festival pertanto ha confermato Monte Rosso come polo culturale in cui converge un turismo culturale in senso lato. Nel corso della manifestazione vi è stata altresì la presentazione di Amelia, opera filmica diretta dal regista Enzo Carone e girata nei mesi scorsi a Monte Rosso Calabro, che ha visto sul set attori di altissimo livello, quali Costantino Comito, Annalisa Insardà, Francesca Pecora e Max Barresi. Cari amici, siamo a Monte Rosso Calabro per la quinta edizione dell'Arte del Corto. Ci troviamo in compagnia di Bruno De Masi. Pasquale De Masi. Parlami del tuo cortometraggio, presentalo in tutto, titolo, sinossi, tutto. L'ala destra di Dio è un corto che porta ad interrogarsi sulla veridicità dei personaggi della storia. È un corto ispirato ad una storia vera, la storia di un calciatore che abbandona lo sfarzo, abbandona la vita mondana per abbracciare l'ordine monastico. Parallelamente a quella del figlio c'è la storia del padre, due temi molto importanti, quali la solitudine e lo sport, temi molto importanti in questo periodo, in un momento difficile come questo. E per quanto riguarda la storia, è una storia ispirata ad una storia vera e prima di in qualche modo cominciare questo percorso, cominciare questo viaggio, ho parlato personalmente con il personaggio vero e proprio di questa storia e alla fine di questa discussione con il personaggio vero e proprio mi ha dato la sua benedizione. Nel ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale di Monte Rosso Calabro, di Soriano Calabro e i corrispettivi sindaci Antonio Lampasi e Vincenzo Bartone, è un'esperienza, devo dire, molto bella, quella di partecipare a questo film festival, se non sbaglio, è la quinta edizione, con questo, diciamo, sfondo magnifico che è Monte Rosso Calabro. Ho una curiosità, lavorare con il papà, com'è? Lavorare con il papà è un'esperienza, devo dire, unica, non capita tutti i giorni di avere un padre che in qualche modo ti dà la possibilità di entrare in questo mondo meraviglioso che è quello del cinema. In qualche modo la passione mi è stata, diciamo, data, ecco, fin da piccolo, e fin da piccolo ho cominciato a partecipare a concorsi internazionali e nazionali e devo dire che insieme anche alla mia professoressa Emanuela Perri al liceo abbiamo riscosso tanti successi, ecco. Grazie. E com'è lavorare con tuo figlio? Difficile. Difficile perché ci sono due generazioni diverse, c'è cioè quella classica e quella moderna. Lui naturalmente ha un'altra visione del cinema ed è giusto che sia così, a volte, anzi molto spesso, è lungimirante rispetto alle mie visioni che sono rimaste un po' arcaiche e un po' classiche. E ci siamo scontrati anche sulla sceneggiatura, soprattutto sul modo di fare le riprese. Poi c'è stata una partecipazione, diciamo, non tanto genitoriale quanto piuttosto artistica. Siamo convenuti ad una conclusione molto molto importante. Naturalmente il regista è sempre il regista, bisogna sempre rispettare le sue decisioni e quindi io mi sono un po' messo da parte perché è giusto che sia così.
così, dando spazio alla sua creatività e alla sua fantasia. Come vedete, cari amici, il cinema unisce anche le famiglie. Proseguiamo con le interviste, vi ringrazio. Siamo sempre all'Arte del Corto, abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi un grande stilista e un grande designer, Claudio Greco. Benvenuto a Monterosso. Ben trovato, Monterosso è stupendo, è bellissimo, è un paese meraviglioso. È la prima volta che vengo a Monterosso ed è la prima volta che vengo in questa manifestazione di cultura, di arte soprattutto. L'altro corto che io conoscevo, però non ci sono stato mai, grazie ad Enzo che mi ha invitato, e sono ben lieto, veramente una realtà unica. Ed è, credo che sia uno dei pochi, non solo in Calabria, al sud, come per quanto riguarda il cinema, per quanto riguarda il corto, no? Quindi complimenti al sindaco, complimenti a chi l'ha organizzato, complimenti a tutti, perché è da visitare, è da vedere Monterosso, è bellissimo. Il tuo rapporto con il cinema? Il mio rapporto con il cinema è strettissimo. Io adoro il cinema, tu mi conosci, io ho danzato una vita. Quindi ho fatto teatro, ho fatto cinema, ho assaggiato il cinema, ho studiato e quindi mi ispiro comunque sempre nel cinema, con la moda, le sfilate anche a livello di messaggi, quindi amo il cinema. Una chicca, tu hai prodotto un cortometraggio sulla tua vita con un regista molto molto famoso e accreditato. Che sensazione ti ha dato produrre questo cortometraggio in una delle location più belle del mondo? Intanto non l'ho prodotto io, devo ringraziare chi mi ha accompagnato in questa avventura, che ci sono stati degli imprenditori calabresi molto conosciuti, quindi devo ringraziare loro. Il progetto, a me il Covid, devo ringraziare il Covid perché mi ha dato tanta energia, tanta creatività, dove ho scritto tante cose, li sto realizzando tutti, quindi avevo questa voglia di fare un qualcosa, di raccontare questa mia vita che è un po' piena, devo dire. E poi a febbraio, quando ho visto che Tropea era in lizza, ho detto io dedico un abito a Tropea, vince o non vince, io dedicherò questo abito a Tropea. Tropea è diventato il borgo più bello d'Italia, quindi mi è venuta l'idea, chiamo Mimmo perché abbiamo un rapporto diretto, siamo grandi amici, gli ho detto il progetto, mi ha detto subito sì, e quindi è stata veramente un'apoteosi. Presenteremo il corto a Tropea i primi di settembre, si saprà, e niente, un'esperienza unica. E devo ringraziare il sindaco di Tropea, Giovanni Macri, e devo ringraziare Tropea in toto, imprenditori, amici, sono stati fantastici nei miei riguardi. Allora Nando, come ti senti? Mi sembra in questo momento ancora di non capire niente, insomma, sto vivendo un momento meraviglioso e sapere che il pubblico, tanti giudici abbiano apprezzato questo prodotto, questo lavoro, che è un lavoro di equip, di squadra, che con questo premio che non è mio, ma è un lavoro che condivido e distribuisco, condivido con tutti i tecnici, gli artisti che hanno partecipato con me, lo staff, e con i quali ho lavorato benissimo e spero di poterci continuare a lavorare. È bellissimo, ovviamente. Una storia molto toccante e sotto un'ottima direzione, quindi ancora complimenti e ad maiora. Grazie Nando. Grazie a voi, grazie mille.